Se siete chitarristi e vorreste imparare ad arpeggiare qualsiasi brano, questo è il video giusto per voi. Vi farò vedere infatti come partire da una sequenza di accordi di un brano qualsiasi e trasformarla in un arpeggio. Ma prima di cominciare, per chi non mi conosce, sono Stefano Rossi, insegnante di chitarra, direttore della scuola di musica Dupi e a tempo perso ascolto Mystery of Love. Anche troppo. Trovate il PDF di supporto a questa video lezione qui sotto sul primo commento. Potrete anche registrarvi al mio sito chitarradidattica.it, dove troverete tutte le mie video lezioni gratuite. L'arpeggio è una delle parti belle di suonare la chitarra, infatti questa tecnica rende il tutto veramente molto suggestivo. Moltissimi arpeggi sono stati il punto centrale di tanti brani che abbiamo ascoltato nella storia della musica. E chiaramente molti di noi chitarristi si sono cimentati nella prendere appunto questi arpeggi storici. Nel video di oggi andiamo a vedere alcune tecniche di arpeggio, ma soprattutto andiamo a vedere come trasformare un brano che magari nemmeno ce l'ha l'arpeggio in un brano arpeggiato. Questa strategia mi era particolarmente simpatica all'inizio della mia carriera chitarristica. Siccome ho fatto i primi 3 anni da chitarrista classico e per il primo anno scarso non ho avuto la chitarra elettrica, quando mi ritrovavo davanti a un brano con gli accordi o anche senza accordi, quindi anche un brano rock, cercavo la sequenza armonica poi per trasformarla in un eventuale arpeggio da fare proprio con la chitarra classica, quindi mi ci divertivo veramente tanto al tempo. E questa cosa un po' mi è rimasta, nel senso che ogni tanto mi ricapita di magari ascoltare qualche brano che mi piace e pensare a una sua versione arpeggiata. La lezione di oggi è sponsorizzata da Magrabò, una ditta italiana specializzata nella produzione di tracolle per chitarra. I loro prodotti mi hanno fatto innamorare già dal primo sguardo, avvenuto qualche anno fa durante una fiera dedicata al mondo chitarristico. Magrabò produce tracolle di altissima qualità, utilizzando, a seconda dei modelli, cotone e pelle, solamente pelle, oppure pelle conciata al vegetale. La varietà delle soluzioni proposte ha un grande, unico comune denominatore, ossia il marcatissimo stile Made in Italy della loro proposta. Fin dal primo acquisto, Oddo e Francesca sono stati davvero gentilissimi nell'illustrarmi tutte le caratteristiche dei loro prodotti e a propormi la soluzione più adatta alle mie esigenze. Sul sito www.magrabò.com potete dare un'occhiata a tutto il loro catalogo. Contattateli se volete regalare alla vostra chitarra uno splendido accessorio o se volete una personalizzazione sulla vostra tracolla. Ma torniamo al video. Per illustrarvi gli esempi che vi farò vedere oggi, userò gli accordi del ritornello di un brano che mi piace tantissimo, Save a Prayer dei Duran Duran. E quelli che mi seguono già da un po' di tempo avranno già visto probabilmente la mia cover in chordal tapping di Save a Prayer. Come avete capito, questo brano mi piace veramente tanto e ho cercato di farlo anche in più varianti possibile. Comunque, iniziamo questo nostro viaggio nel mondo dell'arpeggio. Anzitutto, gli accordi che compongono il ritornello di Save a Prayer sono Si minore, Re maggiore settima, Sol maggiore, Fa minore 7 e La maggiore. Per trasformare in arpeggio questo brano possiamo procedere per gradi. All'inizio possiamo utilizzare semplicemente i power chord, che sono identici per ciascuno di questi accordi. Quindi andremo a suonare praticamente la stessa posizione, spostata però sulle varie fondamentali degli accordi. Sentite qua. Possiamo avere in questo caso un primo accenno di come dovrebbe lavorare la nostra mano destra. Se utilizziamo il plettro, possiamo vedere da questa immagine come muoverci appunto tra le corde in modo tale da ottenere un movimento fluido. Normalmente in questa circostanza io consiglio di fare 2 plettrate in giù e 2 plettrate in su, giusto per mantenere una certa regolarità nell'arpeggio sui power chord. Chiaramente questo non è l'unico modo di arpeggiare un power chord. Provate a vedere per esempio questa soluzione. In questo caso avremo anche un salto di corda durante l'arpeggio e questo ci costringerà appunto a un movimento leggermente diverso. In questo caso giù, su, su, giù, su, su è la strada da seguire per arpeggiarlo nella maniera più comoda.
passiamo alla fase 2, ossia utilizziamo adesso invece gli accordi interi di questo brano per essere arpeggiati. Sentite qua. Come avete potuto notare, per mantenere una certa regolarità ritmica, si cerca appunto di trovare un pattern che ci permetta di far quadrare i conti. In questo caso, per esempio, con gli accordi di Si minore e Re maggiore settima è piuttosto semplice, perché se suoniamo tutte note da un ottavo all'interno di un 4 quarti, basterà semplicemente suonare tutte quante le corde di questi accordi andata e ritorno. E la combinazione più ovvia in questo caso con il plettro sarà 4 plettrate in giù e 4 plettrate in su. Quando ci spostiamo sull'accordo di Sol maggiore, salteremo in questo caso la prima corda, mentre quando andremo a concludere poi sugli ultimi due accordi, Fa minore 7 e il La maggiore, andremo a fare semplicemente una sequenza ascendente, in questo caso, che si blocca sulla terza corda nel caso del Fa minore 7 e sulla seconda corda nel caso del La. Un'alternativa è anche quella di utilizzare le dita della mano destra a questo scopo. Normalmente si utilizza il pollice sulle corde più gravi e le altre dita vanno usate di conseguenza appunto per andare ad agire sulle altre corde. Ma anche in questa circostanza possiamo avere un'alternativa, per esempio questa. Anche in questo caso, come durante la variazione nell'arpeggio del power chord della fase 1, possiamo vedere come ci sarà un salto di corda e quindi con il plettro la cosa potrebbe farsi un po' più complicata. Con le dita invece il grande vantaggio è che se abbiamo un'impostazione corretta con la mano destra, quindi pollice sulle corde gravi e indice medio e anulare sulle corde più sottili, avremmo, diciamo, meno difficoltà nel fare questo string skipping perché abbiamo già il dito pronto ad agire. Ora cerchiamo di approfondire un po' l'aspetto del riarrangiamento di un brano. Perché non provare a utilizzare una corda a vuoto per creare qualcosa di un po' diverso rispetto a quello che abbiamo fatto finora? Sentite qua. L'utilizzo del Mi a vuoto in questo caso ci apre una possibilità che chiaramente ci fa allontanare un po' dal senso originale del brano, però ci dà la possibilità di rielaborarlo un po' a nostro piacimento. Attenzione, io in questo caso ho potuto fare quello che ho fatto, cioè utilizzare il Mi a vuoto, perché essendo che questo brano è in tonalità di Re maggiore, il Mi è presente all'interno di una scala. Se fosse stato in una qualsiasi tonalità che non conteneva il Mi naturale, per esempio il Si bemolle maggiore, allora usare un Mi sarebbe stato quantomeno difficile. Diciamo che sarebbe stato troppo jazzistico. Quindi liberando appunto il Mi cantino sui vari accordi e cercando di modificare un po', no, queste soluzioni che abbiamo visto prima, otterremo una sonorità veramente molto molto aperta. Dal punto di vista della mano destra non c'è granché da dire rispetto a quello che già abbiamo detto in precedenza riguardo all'arpeggio. Fatto con il plettro ha una certa difficoltà, fatto con le dita ha un'altra difficoltà, però lo string skipping diventa più semplice. Ma come suonerebbe questo pezzo un chitarrista fingerstyle acustico? Io credo in questo modo.
Questa opzione è effettivamente disponibile solo se suoniamo esclusivamente con le dita e possiamo notare come ci sia un pollice che va ad alternarsi sulle varie corde gravi, che suggerisce quindi uno spostamento del basso abbastanza dinamico in questo caso. Ora, questo è sicuramente ciò che finora si allontana di più dal brano originale, però perché no? Ci si può sempre divertire anche variando completamente quello che può essere il senso di una sequenza di accordi che noi conosciamo e non per forza deve assomigliare al brano di partenza. Ma se volessimo invece rimanere un po' più fedeli, come possiamo fare? Inserendo il tema dal punto di vista melodico. Così. Questa è la parte un po' più complicata secondo me da gestire, perché abbiamo la melodia sui cantini e la parte di accompagnamento invece sui bassi. Chiaramente per riuscire a ottenere questo effetto ci vorrà una preparazione magari un po' più accentuata. Dovremo prima studiarci le note del tema e del ritornello in questione e poi cercare di inserirle all'interno dell'arpeggio in modo tale da non snaturarle troppo se per caso vogliamo appunto rimanere fedeli a quello che è il tema principale. E qui poi andremo ad arpeggiare quando riusciamo a tutti gli effetti, perché non è che sempre potremo inserire una sequenza regolare, essendo che il tema in questo caso non è regolare quanto un arpeggio, dobbiamo andargli un po' incontro. Come potete vedere, infatti, in alcuni casi suonerò delle note che creeranno dei mini accordi all'interno del pezzo, in altre circostanze invece riuscirò a riempire i buchi lasciati tra tema e accompagnamento proprio con una serie di note in arpeggio. Comunque questo è solo l'inizio, chiaramente siete liberi di riarrangiare qualsiasi pezzo in qualunque modo vogliate, in modo tale da poter anche dare la vostra interpretazione personale di un qualsiasi pezzo famoso. E anche se ci sarà quasi sicuramente qualcuno che vi dirà «Beh, ma non è che assomiglia tanto al pezzo originale», chi se ne frega. Divertitevi a rielaborare quello che volete. Tanto, si suona la chitarra per cosa? Per divertirsi o no? Spero che vi siate appunto divertiti a guardare questo video, spero che proverete queste soluzioni e soprattutto spero che mi farete sapere qui sotto nei commenti quale di queste vi è piaciuta di più e soprattutto qual è il vostro arpeggio preferito di sempre. Sono molto curioso di sapere i vostri gusti musicali. Ricordatevi di supportare il mio canale iscrivendovi e mettendo un like, è il modo migliore per farlo. E se volete potete seguirmi anche su Instagram e TikTok. Vi ricordo che la mia scuola di musica offre lezioni di chitarra, basso elettrico, canto e pianoforte anche online. Se siete interessati, mandatemi una mail. E infine, non serve se per caso avete scaricato il PDF nel primo commento, ma ve lo ricordo lo stesso, che sul sito chitarradidattica.it potete trovare tutte le mie lezioni gratuite e anche i miei videocorsi completi. Grazie mille dell'attenzione e se ripenso a tutto il tempo che ho passato con la chitarra classica in mano a rielaborare pezzi, veramente... Caspita, avrei potuto vincere un Nobel per qualcosa di più importante, probabilmente. Ciao a tutti, ci vediamo.